Francesco Mattiotto, nella bolgia del Palaugi, la Andrea Costa, portata Aget, Sorrentino ci ha preso gusto, spara la contro tripla, di nuovo meno 5, solo 6 secondi ora, deve andare un tiro rapido, Imola, deve andare un tiro rapido, e mette la tripla, e il gol, più 8 all'intervallo finale. 8 e 40 da giocare, 8 in secondi per il possesso scafatese, Svei, questo è il giocatore che ha scafato, si aspettano sempre di vedere. Rudy, Parenti proprio rifiuta questa conclusione. Il maestrello, guardate che cosa riesce a fare, alla fine però c'è il fallo di Busciati e canestro valido, azione potenziale da 3 punti. 6 secondi, Parenti e... gioca fuori per Turel che mette palla a terra, deve concludere perché stava scadendo, 24 lo mette a segno, il canestro bruciante importantissimo. 7 secondi, qui ancora accelerare e Gay fa quello che deve, la mette dentro. Slate arriva alla doppia cifra abbondante, ora sono 12 rimbalzi personali, 12 sono anche tutti da recuperare, 10 con il canestro proprio di Slay, quasi triplicato, una ragnatela per lui, Mays spara da fuori e mette la tripla del meno 7, 56 scappati Genova, 63 Argentina. Dicevo, Slay salto anche se triplicato e a servire bene il tiratore dal lato dentro. In contropiede Masoni va a punire dopo l'errore gravissimo di scappato, palloni che potrebbero risultare decisivi, il slalom maestrello e Chillo prova l'appoggio e la freddezza per andare a realizzare il nuovo più 11, 3 minuti e 10, è ancora lunga a chiudere la classifica, e poi Capo Orlando Fileni a 20, prima vero di Acegas e Fiorentino 18 e proprio l'Aget a 14, ma come detto ci sono decisioni del Consiglio federale da valutare nelle prossime ore, dunque anche la lotta per l'ultimo posto potrebbe tornare in bilico, e qui il canestro di Piacci attacca bene Imola, il pressing del primo maestrello, aveva segnato il suo primo canestro a 3 punti. Maestrello segna, Matteo Maestrello, 5 punti per lui dedicati a Giovanni, e qui come Giovanni nato stamane, 2:20, il boato dalle tribune del Palaugi che evidentemente hanno voluto riconoscere questo momento speciale, questa giornata per lui memorabile. Imola aveva già nelle due vittorie precedenti l'ultimo stretto al 14%, sembra incredibile, e qui segna, attenzione, da due Tavernari con i piedi era sull'arco, attenzione perché ora non deve esagerare, però attenzione perché arriva il fallo, si dispera Ghiacci, è arrivato il fallo su Valenti, cantano a spiace ancora i tifosi imolesi che vogliono l'ennesima sesta vittoria consecutiva e l'imbattibilità conservata al Palaugi del 2013. Scafati sbaglia ancora proprio con Mays, è niente da fare, e qui forse si alza la bandiera bianca degli scafatesi.